Oh Fiorenzo, oh. Allora incominciamo. Certo, benvenuto alla prima puntata di Casa Fiorenzo. Cos'è che facciamo oggi come prima puntata? Oggi io direi di fare un piatto super tradizionale che io mi ricordo da bambino, già mangiavo nei ristoranti della zona, lo facevano tutti, che sono le tagliatelle con le soglie. Tagliolini sale sfoglia. Il tagliolini sale sfoglia, la tagliatellina stretta, un po' alta, cotta bene al dente con un sugo di sogliole bello tirato come piace a me, perché un po' l'impronta di queste puntate sarà la cucina tradizionale con ingredienti tradizionali e con un pesce. Il pesce, il nostro, pescato anche un po' da me e sicuramente del nostro mare, freschissimo. Esatto. No? Allora, possiamo cominciare allora? Io direi di sì. Allora, cosa vuoi, l'olio? Io cominciamo con fare il soffritto, quindi mettiamo l'olio. Ecco, accendiamo qui rigorosamente extravergine d'oliva, accendiamo, mettiamo l'aglio, facciamo soffriggere un po' l'aglio, sì. Un po' di rispetto, ti do una mano qui, sì. Perché questi un po' roba moderna, però insomma, beh, è un po' più difficile a usarla. Noi siamo abituati un po' più al gas, però sai, ci vuole. Allora, questo adesso va un po' per conto suo. Allora, dicevamo, la sogliola, sogliola del nostro mare. Del nostro mare. Sogliole, ce ne sono tanti tipi, c'è la porata, c'è la pelosa, però la sogliola classica, che non è mai enorme come le sogliole atlantiche, per cui diffidate quando vedete le sogliole troppo grandi, sono belle, ma non sono nostre. Non sono le nostre. E quindi la sogliola che noi abbiamo già, Stefano ha già provveduto, che lui l'ha detto al pesce, lui perché sfilettato lui, da crudo, perché da crudo. Diciamo facendola da crudo il sugo migliora molto, migliora, no? Che potete vedere lì già pronte. Poi abbiamo ovviamente le tagliatelle, il vino che metteremo dopo, il concentrato di pomodoro e questo è un fumetto di pesce che abbiamo preparato con le lische e le teste delle sogliole. L'abbiamo preparato, l'abbiamo filtrato, l'abbiamo fatto ritirare ed è lì pronto. Poi c'è il prezzemolo e infine il pomodoro passato. Attenzione, non la passata di pomodoro, è pomodoro pelato, passato. E addirittura noi usiamo il pomodoro San Marzano DOP dell'Agro Sarnese Nocerino, che è l'unico vero San Marzano e si sente dal sapore. Allora, a questo punto posso mettere il prezzemolo. Prezzemolo. Sì. L'aglio già si è cominciato a colorire. Sì, la cucchiaia. Le sogliole, giustamente, questo è un piatto buonissimo, però si possono fare altre ricette con le sogliole, no? Ah, tante certo, altre ricette. Certo. No? È buona anche arrosto la sogliola, no? È buono alla mugnaia. Alla mugnaia. Che da noi la chiamano all'agro, no? Che sì. È semplicissima. Col limone, col no? Limone, col burro. Un po' di burro. Ma certo, le sfoglie, come le chiamano, si presta anche per la cottura della griglia, e anche per chi non è molto esperto, si prestano bene perché essendo sottili si cuociono facilmente. Io sto attenti però a non seccarle. Bravo. Non seccarle. Ma come perché, tutto il pesce. Sì, naturale, deve avere la sua giusta cottura, no? Infatti richiede una cottura un po' veloce di solito. Infatti chi sbaglia che lo manda piano piano per paura di bruciarlo, poi alla fine si asciuga. Vuoi le sogliole? No, prima il concentrato. Concentrato, prima. Ecco a te. Concentrato io lo uso molto perché una volta si usava molto e secondo me ha delle caratteristiche che pomodoro fresco non ha. No. Non è sostituibile. Sì, perché diciamo ha perso tutto l'acqua, no? È il concentrato, certo. Diciamo. Certo. No? E fa subito. Ma non è precotto, è solo evaporato. C'ha anche un minimo di cottura, ma soprattutto è che ha perso l'acqua. Per cui, avendo perso l'acqua, quando tu lo metti nei sughi,
tiro a densa, perché sì, cerca di recuperare quell'acqua che ha perso. Che lui non ha più. E quindi crea... Una salsa cremosa. Bravo. Dicevamo delle sogliole, no? Parlavamo, sì, no? È un pesce che da noi, insomma, si pesca quasi tutto l'anno, no? Andavamo anche fuori via. Io vedo al mercato, vedo che si trova tutto l'anno, per cui sicuramente è un pesce che si trova sempre. Una volta era considerato un pesce costoso, ma ultimamente, specialmente quelle piccoline, è abbordabile. 8-9 euro al chilo si trovano quasi sempre. Appunto, 8-9 euro al chilo. Se pensi bene che i sardoni vanno a 5-6 euro al chilo, come pesce, insomma, non è proprio caro, uno scampo o un rombo, insomma, no? Ecco, lui. Ci siamo quasi, a questo punto possiamo mettere il pomodoro. Ah no, prima sfumiamo col vino. Ecco, sfumiamo col vino, sì, così. Vino bianco, secco. Vino bianco secco, che gli dà quel tocco di acidità, no? Perfetto. E poi contribuisce a creare la giusta, infatti non so se si vede, ma già, già vi è voglia di mangiare. Già, è vero, la mia voglia di mangiarlo, sì. Facciamo evaporare un po' il vino. Un po'. E questo un po' ricalca un po' tutto, però più o meno puoi farlo con le vongole. Con i sardoncini viene molto buono lo stesso. Buono quel sardoncino. I procedimenti variano un po', perché io le soglie le metto dopo, i sardoncini invece li metto prima, li faccio un po' soffriggere. Però sostanzialmente con le triglie viene bene, cioè qui chiaramente puoi variare, grazie a Dio il nostro mare ancora ci dà. Ok, allora qui il vino evaporato, perfetto. A questo punto aggiungiamo il pomodoro. Si spreca niente. No, non bisogna buttare via niente. Mettiamo un po'. Vedi quanto già è bello quell'olio che sta sopra, che diventa. Non a caso io sono abituato, tutte le ricette è tutto pesato. Sì. Non a caso un motivo c'è, perché per avere una costanza di rendimento deve venire sempre uguale. Se ci pensi bene, l'aglio di una volta era così, l'aglio di adesso sono enormi, per cui se io nella ricetta scrivo 2 spicchi d'aglio, cosa vuol dire? Quello piccolo di una volta o quello grosso di adesso? Naturale. Allora, se invece io metto 16 grammi d'aglio, sono 16 grammi d'aglio, o piccolo grosso, non sbagli. Questo è il mio modo di pensare. Sì, l'olio invece fa occhio, perché a volte l'olio deve essere giusto, deve fare quel velo di olio sulla superficie, ma non più di tanto da essere disgustoso oppure da comportare difficoltà digestive. Quindi anche quello lo pesi. E così via, insomma. Quindi, essendo tutto pesato, appunto come abbiamo fatto vedere all'inizio, di solito le cose viene bene, l'hai ormai le testate, no? Io l'ho fatte tante volte, per cui ti passo il pepe, to. Ok. Adesso ci siamo. Adesso un po' di fumetto. Un po' di fumetto che cominciamo a giungere. Questo praticamente sarebbe un estratto di tutte le soglie. Il sapore è tutto qui. Ecco qua. Così, in modo che poi alla fine sia della densità giusta, perché dopo se viene troppo liquido. È vero che la tagliatella vuole un sugo un po' liquido, eh? Sì, perché la pasta, all'uovo tira molto di più il sugo della pasta. Bisogna lasciarlo un po' liquido. Specialmente questo col sugo bianco di pesce, che l'errore principale è quello di tirarlo, poi vai a condire la pasta rimane tutto separato. L'olioso è il condimento da una parte, la pasta non c'ha niente, no? E invece il sugo bianco va lasciato con un suo sughetto, in modo che poi dopo la pasta essendo tira piano. Un ingrediente importante in cucina, sembrerà ridicolo, ma è l'acqua.
L'acqua in tanti casi ti viene in aiuto. Qui per esempio se finisci il fumetto e ci metti l'acqua. E allunghi un po' ancora. Non è uguale chiaramente, però comunque il sugo lo allunghi. Per fare la carbonara, per fare quella pappina ci vuole l'acqua, per fare il cacio e pepe ci vuole l'acqua. Quindi in realtà ti risolve delle negli spaghetti aglio olio e peperoncino. C'è da mettere l'acqua, se no il discorso di prima. Se no rimangono oleosi, non condisce. E non bisogna pensare, vabbè, l'acqua. Quando c'è l'acqua della cottura della pasta, chiaramente è meglio perché è ricca di amido. Se c'hai un fumetto, anche giustamente, no? Insaporisci piano piano, sempre, però... Diciamo, in genere, i liquidi. Poi, quello che c'hai, meglio dell'acqua, è sempre meglio. Ma se non c'hai niente di meglio dell'acqua, va bene anche l'acqua. Lorenzo, a questo punto? A questo punto, per fare le cose fatte bene, questo sugo deve essere bello tirato, come si mangiava una volta da quella trattoria che è per la strada per Pesaro. E quindi ci vuole un'ora, anche un'ora di cottura. E magari alla fine mettiamo alla i filetti. Fine mettiamo, e se si ritira ulteriormente, poi aggiungiamo altro fumetto, che quello più ce ne metti meglio è, perché è il suo è sapore. Chiaramente arricchisce di sapore. Arricchisce. Allora, Fiorenzo, sarei ora da buttare giù la sogliola? Mi sembra di sì, perché ormai il sugo ha tirato bene, sento che già solo col fumetto già c'è un odore da sfoglia. Che... Un tagliere dove ce l'hai, un tagliere? Ah, un tagliere? No, perché... Dobbiamo sminuzzare le sogliole. Sì, gli diamo una tagliatina, no? Certo, non le buttiamo dentro intere. Ok. E, intanto abbiamo messo a bollire l'acqua e siccome ormai sta uscendo un po' di vapore, attiviamo la cappa. Che questa è una cappa insolita, perché invece di aspirare dall'alto aspira dal basso, però devo dire che funziona bene. E quindi le tagliatelle sono pronte, siamo pronti, appena, perché la sogliola in 2-3 minuti cuoce. Ha bisogno di poco calore, no? Non è che ha bisogno di chissà cosa. Siamo pronti, qua, guarda. Ok. A posto, guarda. Allora, tutto dentro e via. Sprechiamo niente, niente, niente. È tutto buono qui. Ok. Alziamo un po' il fuoco. Guarda, già si è sbiancata, solo per entrare nel sugo. Sì, sì. Io potrei buttare giù la pasta già. Sì, sì, come no. Certo. No, buttiamo giù la pasta perché certo, già. Certo, bolle, no. Bolle bene. Bolle bene. Il sale ce l'abbiamo messo. Il sale ce l'ho messo. Ecco qua. Ok, adesso qui ci vorrà un 5 minuti per la pasta, sì, non sì. Di più. Vabbè, senti, con la sogliola fresca c'è tutto un altro profumo, senti l'odore del mare, solo che invece di essere affogata nell'acqua di mare è affogata nel pomodoro. Purtina. Purtina. Se è affogata lì si è affogata. Però effettivamente... La tagliatella è quasi pronta, La tagliatella è pronta, il sugo l'abbiamo lasciato... Minuti. Non troppo tirato, perché la tagliatella assorbe. Assorbe molto. Se invece ci facciamo gli spaghetti, allora conviene tirarlo un po' di più il sugo. Sì, perché la parte di semola naturalmente tira meno. Esatto. Adesso appena è cotta la pasta, scoliamo e condiamo. Scoliamo. È pronta? Pronto, perfetto. Spegniamo. Adesso la mettete al piatto. Spegniamo anche qui. Allì. Allì. Ok. Allora, se mi dai la paletta, sì. Io penso che così posso bastare. Basta. Mi sa che anche a me. Ma già guardarla mi sembra. Sì, 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 già guardarla sembra di dire mangiami, mangiami. Mangiami, mangiami. Allora, Florenzo, queste le nostre tagliatelline con le sogliole, eh?
Benissimo. Dai un'isola e sfoi. Benissimo. Allora, ci vediamo alla prossima puntata.